Buongiorno a tutti, quest'oggi siamo qui con Mister Zabena del San Sebastiano. Mister, a margine del torneo quest'oggi con Salice e la Juniorese del Fossano, ti chiedo come sta andando questa preparazione con i tuoi e come ti stai trovando qui a San Sebastiano. No, allora, la preparazione sta andando, è una settimanuccia che stiamo lavorando e stiamo lavorando parecchio, mettiamola così, perciò sappiamo che quest'anno la squadra è stata, tra virgolette, sono stati tanti cambiamenti, perciò la preparazione che stiamo andando a fare, oltre a quella fisica, è soprattutto anche cercare di amalgamare un po' il gruppo nuovo con i vecchi. Secondo me dopo una settimana di lavoro si sta facendo un ottimo lavoro con i ragazzi sono disponibilissimi tutti per cercare di lavorare per arrivare al nostro obiettivo finale. Sicuramente i carichi sono molto alti, sicuramente oggi col caldo che c'è e tutto non sarà una partita delle partite di alto livello, soprattutto di tecnico, perché comunque la testa comincia ad essere un attimino stanca, però dai, cerchiamo di fare il nostro meglio, la preparazione sta andando bene, la società mi sono trovato, sono ritornato in questa società, è una società dove è cresciuta molto, dove vuole ancora crescere parecchio. E secondo me si sta crescendo bene. Mister, proprio sugli obiettivi ti chiedo che campionato ti aspetti, è uscito anche girone con relativo calendario e poi il debutto che vi vedrà protagonisti contro il Busca per la Coppa Italia. Sicuramente, allora, il campionato è un campionato di altissimo livello quest'anno, perché comunque con le squadre che sono retrocesse il livello si è alzato veramente veramente tanto, come hanno detto già dei miei colleghi. È una mini eccellenza, secondo me ci hanno veramente, veramente ragione. L'obiettivo nostro è quello di cercare di far bene. Sappiamo che questa società, questa squadra, negli ultimi 2 anni sono arrivati terzi e sono arrivati secondi. Logicamente noi vogliamo cercare di fare bene, il livello del campionato è alto, sappiamo che ci sono delle squadre attrezzatissime per cercare di arrivare fino in fondo. Noi ci proviamo, ci mettiamo tutto il nostro lavoro che stiamo andando a fare adesso per cercare di arrivare il più in alto possibile. Col Busca, la prima di Coppa, sicuramente andiamo a affrontare una squadra super attrezzata, perché anche loro hanno cambiato parecchio, si sono rafforzati veramente tanto. Logicamente con noi abbiamo iniziato il 19, sicuramente 15 giorni di lavoro, penso che quella partita lì non si arriverà al meglio sia di squadra ma soprattutto a livello fisico. Cercheremo di fare il meglio possibile con tutto quello che i ragazzi mi possono dare. Mister, ti chiedo se c'è un qualcosa che da qui all'inizio poi del campionato dell'8 settembre, c'è un qualcosa che vuoi ancora migliorare, che vuoi far focalizzare i tuoi? Allora, sicuramente noi dobbiamo migliorare tante cose, nel senso che l'altra sera, mercoledì, dopo 2 allenamenti abbiamo fatto la prima amichevole. Quello di oggi, il torneo, per noi è una seconda amichevole, mettiamola così. C'è tante cose da andare a migliorare a livello di squadra, soprattutto di gioco. A livello di squadra non posso dire nulla, perché la società ha lavorato veramente bene, ho dei ragazzi disponibilissimi nel lavoro, hanno mentalità giusta che a me piace e si è visto dopo una settimana di lavoro. Sicuramente quello che chiedo è a loro, soprattutto ai ragazzi, di pensare in maniera positiva e cercare di non mollare mai per provare a raggiungere i nostri obiettivi. Mister, ti chiedo ancora questo, hai un obiettivo invece personale per questa stagione dopo comunque un'annata positiva, la tua lo scorso anno? Il mio obiettivo è quello di cercare di fare il meglio possibile, cercare di tirare fuori il più possibile da ogni ragazzo che la società mi ha dato a disposizione. E soprattutto cercare di far crescere i giovani, perché sappiamo che i giovani in questo momento, in questa categoria qua, sono quelli che ci fanno fare la differenza, sia in positivo che in negativo, come dico sempre io. Perciò il mio obiettivo è quello di cercare di far crescere questa squadra nella maniera più propositiva e soprattutto cercare di far crescere i giovani in fretta, perché comunque non abbiamo tanto tempo dall'inizio del campionato, ma cercare di farli crescere sotto una certa prospettiva per la squadra e per il bene della squadra.